però invece proprio sulla lettura revisionista della, o comunque su episodi legati a quel periodo che hanno fatto parlare di guerra civile, ha fatto un film, il Segreto d'Italia, uscito lo scorso anno. Ecco, qual è stato lo spunto, Belluco, per fare questo film? Quale storia è andato a cercare? Ma guardi, intanto premetto che penso che il 25 aprile abbia assunto e sia una ricorrenza di chi ha vinto. E purtroppo mi dispiace perché l'Italia è molto ampia e grande, e quindi questa cosa è come se ci fossero state dei morti di serie A e di serie B. Allora, io non mi reputo revisionista, mi piace solamente raccontare la verità. La verità è, tanto per citarne una, e questo è uno dei tanti casi, che è stato l'eccidio di Godeligo. C'era la Brigata Garibaldi comandata da Rigo Boldrini, 11 legislature, presidente dell'ANPI, medaglia d'oro alla Resistenza. Un eccidio tenuto nascosto fino agli anni 90 perché non si doveva sapere, era stato archiviato. Oggi leggevo sul giornale Il Mattino di Padova e non ne vogliono sapere di parlare di commemorazioni della Resistenza e del 25 aprile, perché in quell'eccidio sono morte centinaia di persone e queste centinaia di persone non sono mai state portate alla storia. Così come le foglie, ne ho sentito parlare poco fa, erano sui libri solamente raccontate come Calita Karsi, che mia nonna era slovena, hanno, pur essendo slovena, mi ha raccontato quello che è capitato lì in Istria. E capisce, allora, quindi quando io sono stato invitato da un sindaco proprio di Codeviso, uno sceneggiatore che durante la settimana stava a Roma e faceva e ha lavorato nel cinema per tantissimi anni, un sindaco di sinistra, il quale con la sua grande onestà intellettuale voleva portare alla luce i misfatti e la tragedia, vogliamo dire delinquenziale, di quello che è stato un eccidio fosse terribile, efferato, una cosa inspiegabile. E io quando parlo di morti, non ribadisco, i morti sono morti. A me spiace essere interpellato per il 25 aprile, perché con questo film che ho realizzato è direi che abbastanza piacevole. Comunque, il mio non è un film provocatorio, è un film solamente desideroso di raccontare una verità celata, una verità che non è stata raccontata. È solamente questo, una famiglia che si è trovata davanti a un plotone di esecuzione, e non racconto del come si è arrivati a uccidere con questa esecuzione sommaria centinaia di persone. Ecco, Pivetta, Belluco ha detto che ha fatto un'affermazione un po' forte sul fatto che la liberazione è la festa di chi ha vinto. Ecco, come rispondi? Ma intanto vorrei dire che quando si parla delle foibe bisognerebbe per esempio ricordare sempre, questo non si fa raramente, anche la televisione italiana quando dedica spazio alla commemorazione di quei morti, ecco, dimentica sempre che cosa fu la presenza fascista in quelle terre di confine, ai massacri ordinati, alle deportazioni di massa ordinati dal generale Roatta. Ecco, bisognerebbe ricordare questi nomi. Bisognerebbe ricordare ad esempio che cosa fu il Narodni Dom, la casa della cultura slovena di Trieste, che venne incendiata dai fascisti, i quali poi impedirono ai pompieri di intervenire e lasciarono che la gente che stava dentro il Narodni Dom si buttasse dalla finestra e precipitasse ovviamente sui marciapiedi, con quali conseguenze facile immaginare. Ecco, ho citato questa storia perché bisognerebbe sempre riconoscere che la storia è molto complessa. Certo che è una storia di vincitori e vinti, beh, per fortuna hanno vinto alcuni in Italia, hanno vinto alcuni in Europa, non ha vinto il fascismo, non ha vinto il nazismo. E però, ecco, ricordare la liberazione come la festa dei vincitori mi sembra francamente, considerando quanto è avvenuto poi e che cosa è nato da quella resistenza, francamente, come dire, non riesco a trovare un'espressione adatta.
basta, insomma, vorrei dire poco giustificato. La liberazione è la festa di questo paese, è la festa di questa Italia, perché la liberazione il 25 aprile sono momenti fondativi di un paese, della democrazia di un paese. Ecco, da lì nasce ad esempio la Carta Costituzionale, che tanti ci invidiano ancora e che ha consentito appunto 70 anni di democrazia e di libertà in questo paese, in Italia. L'Italia non ha avuto la storia della Francia, che ha avuto i suoi partigiani, i suoi marchini, la sua lotta di liberazione contro i tedeschi occupanti, ma ha avuto prima la rivoluzione francese, ha avuto grandi momenti, certo, tra alti e bassi, no? Perché la storia non è mai lineare, di democrazia e di libertà, no? Ecco, pensiamo appunto di, ho cominciato parlando della rivoluzione francese, ecco, e l'Italia tutta questa storia non l'ha conosciuta, la democrazia, la libertà le ha prese, le ha conquistate attraverso quella lotta dei partigiani e attraverso la Costituzione che da quella lotta ha preso le mosse e quella lotta ha consentito, ecco, quindi non parlerei di festa, cioè mi sembra davvero, insomma, 70 anni di distanza, quando il paese tutto sommato questa cosa l'ha capita, ecco, mi pare che anche il senso dei festeggiamenti di questi giorni, la misura anche della partecipazione a questa festa lo dimostri. De Luco, che risposta ha avuto il tuo film l'anno scorso quando è uscito? Vorrei solamente elencare tutte le gli elogi che sono stati dati, soprattutto anche da partigiani ex combattenti, comunisti. Sono andato a Ravenna nel luogo, siccome Arrigo Boldrini e questi ravennati che sono stati uccisi a Codevigo. Mi è piaciuto quando ho letto, io sono comunista ma è giusto che la verità si sappia, io ho fatto parte della resistenza ma è giusto che Belluco vada avanti e questo, quello che ha fatto sia portato alla luce. Codevigo è stato solamente uno degli esempi, potrei citare Schio, potrei citare Oderzo, potrei citare tanti altri che, come diceva poco fa il giornalista dell'Unità, Giampaolo Basta, ripreso e molti altri, ma allora dico perché non è tanto un rivedere la storia quanto raccontare la verità, perché non c'è la possibilità, al di là di quello che è una bandiera politica, al di là di quello che è un'ideologia di appartenenza, al di là di quello che ognuno ha voluto difendere tra i momenti, anche facendo il conteggio dei morti, quando i morti sono morti, e quando prima citavo appunto Gerardo Fontana, sindaco di sinistra, lui si è ritrovato in famiglia un parente morto, pur essendo fascista, ma sotto la propria abitazione, sotto quello che è il concetto di famiglia, i morti non prendono mai un colore politico. Allora, il mio pensiero è che per poter arrivare a quella che si definisce la pacificazione, credo che ci sia la necessità sincera e reale di porre sul tavolo tutto ciò che è accaduto, ma senza recriminazioni. E quindi nel momento stesso in cui si accettano tutti gli errori, gli sbagli, le violenze, tutto quello che è stato fatto, io ricordo che solamente qualche anno fa il presidente Napolitano ha portato a Porzus una corona, un fatto increscioso anche quello di questa brigata Garibaldi che ha ucciso i partigiani bianchi. Ma allora perché è così difficile dover parlare di questi fatti? Ma io... Perché è così problematico? Io penso, ne stiamo parlando, ne riparleremo, io in questo momento purtroppo... Scusa, vorrei dire una cosa, scusate, sì, non è assolutamente difficile parlare di quegli episodi. Ti detta brevemente che, devo chiudere. Subito, ora. Io, allora, purtroppo non abbiamo più tempo, mi dispiace perché comunque l'argomento è caldo. Ecco, Chivetta, se vuoi chiudere rispondendo, dicendo quello che il tuo pensiero. No, ma io non voglio rispondere, io non ho visto il film di cui state parlando.
sicuramente sarà una ricerca importante nella ricostruzione di una verità. Ho detto che la storia è complessa, quindi nella storia ci stanno dentro tante cose. Dopodiché non si può negare il valore dell'antifascismo, che ha cancellato da questo paese un regime liberticida, no? Un regime liberticida che ci ha condotto in quella tragica vicenda della seconda dell'alleanza con Hitler, della seconda guerra mondiale, ed è costata migliaia di vittime e dolori infiniti agli italiani. Ecco, da quella lotta antifascista che ha cancellato il fascismo e ha liberato l'Italia, no, dal nazismo, è nata questa Repubblica Democratica, con tanti infiniti difetti, ma una Repubblica Democratica che consente di esprimere tutte le opinioni. Vorrei ancora aggiungere una piccola cosa: la Resistenza fu una lotta dell'esercito italiano, perché anche l'esercito italiano, dopo, diciamo così, la fuga del re, le incertezze di Badoglio, l'insipienza di Badoglio, eccetera eccetera, l'esercito italiano si schierò contro i nazisti. Fu la lotta dei partigiani, 100.000 partigiani si contarono verso tra 44 e 45, 100.000 persone che avevano fatto quella scelta mettendo a rischio la propria vita, e molti di questi sono morti, e sappiamo in quale modo. E fu anche una lotta di popolo, perché quella lotta partigiana senza l'appoggio della gente non avrebbe potuto produrre alcun risultato. Ecco, siamo costretti a chiudere, devo salutare i miei due ospiti. Certamente questo è un tema di cui possiamo parlare a lungo. Io ringrazio Oreste Pivetta, ex inviato dell'Unità, e il regista Antonello Pelluco per la partecipazione a Times Square, e do un appuntamento a un prossimo Times Square ai nostri telespettatori. Buonasera, buonasera a tutti.